Ragazzi, eccoci qui oggi per rispondere alle domande che aspetta che becco il profilo. Eccoci di qua, perché di là non si vede niente. Per rispondere alle vostre domande sotto l'ask. Insomma, cazzo, rispondiamo a queste domande di merda. Deficiente. Se non ci seguite su Instagram, muovete il culo e andate. Aggiungeteci su Ledera nei Pozzi, mi raccomando, dove mettiamo tutti i trailer dei nuovi video, dove dovrete cliccare ogni martedì e venerdì. Zitti e via. La prima domanda. Sì. È finito di spingere la sedia. Allora, Serena Romagnuolo dice: siete felici di come siete ora? Vi voglio bene, mi salutate, vi amo. Ciao Serena. Tu, amo, sei felice di come sei ora o... Io sono molto fiera di me. Mi è piaciuta questa grande mossa di autostima. Sono molto fiera di me, mi sono fatta un culo così. Io sì. Ti davo un pugno, signor Dio. Vabbè, ma perché dovrei dire? Non lo so, una vita di merda. Vabbè, quella non c'è dubbio. Benedetta trattino basso Iovino. Brava che leggi il trattino basso. Trattino basso, ce n'è due. Qual è stata la reazione dei vostri genitori la prima volta che avete presentato loro la vostra ragazza? Vi adoro, grazie. Allora, la prima ragazza che è venuta in casa mia, i miei genitori non sapevano che era la mia ragazza. Perfetto, anche la mia. E invece la seconda volta è stata la ragazza con cui sto ora e lo sapevano già che era la mia ragazza. E niente, sono stati contenti, vanno d'accordo e bella lì. Diciamo che l'hanno scoperto dopo che avevo portato una ragazza a casa che era la mia ragazza e non la mia amica. Quindi la reazione non è stata molto, cioè non è stata delle migliori, ma neanche. Comunque non ce ne frega niente di quello. No. Dei miei? Ah sì, proprio zero. Salutiamo la Cinzia. Ciao Cinzia. Poi Anna trattino basso Fioretti trattino basso. Come andavate a scuola? Qual era la vostra materia preferita e quale odiavate di più? Allora, io a scuola ero bravissima. Anche autostima parte 2. La mia materia preferita era matematica. E quella che odiavi di più? Ginnastica. Avevo sempre l'esordio. Quella che io amavo di più invece era ginnastica. E odiavo fisica. Anzi, storia. Storia, proprio ragazzi, non ce la facevo. Trattino basso I Mauro. Vivi, descrivi la prima impressione che hai avuto riguardo a Giulia e viceversa. Vi sareste mai aspettate di unirvi così tanto? Mi salutate, un bacio. Ciao Mauro. Allora, la prima volta che ci siamo viste eravamo al Papete. Che impressione hai avuto di me? Sì, eravamo a Milano Marittima, ma appena ti ho visto mi sei sembrata una ragazzina dolce, sapete, lei era un po' nerd all'epoca, riccioloni, occhiale e niente, mi sembrava subito una ragazza tenera, simpatica. Poi avevamo un po' dei trascorsi simili, nel senso eravamo appigliati a un sogno televisivo entrambe, quindi non lo so, c'è subito stato un certo feeling. Quindi per questo hai avuto questa impressione di me, ragazza dolce e nerd. Sì, e lesbica che non lo sapeva. Questo infatti mi aspettavo che tu lo dicessi. Certo. Io invece. Una delle prime cose che ti ho detto. Sì, io ho avuto l'impressione che fosse una ragazza molto simpatica. Figa. Lesbicaccia maledetta. Vogliosa di figa. Ma molto, molto simpatica, ripeto. Io direi di salutare la persona che ha fatto sì che ci conoscessimo. Ciao, Morali. Sei la più figa sempre. Di chi è stata l'idea di aprire un canale insieme? Vi ammiro per la vostra capacità di portare sul canale argomenti seri, sempre con un pizzico di sarcasmo, insegnando tante cose, prima di tutto a portare una normalità non compresa al pubblico come quella dell'omosessualità. Grazie mille. Stavamo parlando l'altro giorno di questa cosa perché io ho fatto una mini riflessione e ho detto: sei live nel video, vuoi dire qualcosa alle persone che ci stanno guardando? Ci sono molte persone che fanno le cose apposta per metterle nei video. Invece noi l'altro giorno stavamo riflettendo che noi i video li facciamo in base a quello che facciamo davvero nella vita reale. Ed è proprio Esatto. così che è nato il canale, Sì, perché ci sì, siamo sì, sì. accorte di quanto siamo sfigate, cretine e deficienti nella vita reale, quindi abbiamo voluto fare un canale per far divertire anche voi. Ovviamente l'idea imprenditoriale è stata la sua. Sì, ma l'idea delle nostre idee sui video sono cose È di venuta un tutti i po' da sé. giorni. Sì, viene da sé. Anche perché c'era una pesantezza, ragazzi. Mamma O c'è mia. pesantezza, o c'è ignoranza, o c'è fiolinità.
Chi? Fiolinità. Mette Vise per favore. Ok, benissimo, perfetto. Arianna Galimberti. Io. Come vi sentite adesso che siete più conosciute o che magari venite fermate o riconosciute per strada? È bello? Inizia tu. Allora, per me sì, è bellissimo. E davvero non capisco quelle persone che si credono talmente VIP e fanno le scocciate quando qualcuno le ferma per strada per chiedere una foto, un autografo, semplicemente un abbraccio. E io vi dico davvero che per me è bellissimo, perché io sono passata dal sentire persone che mi urlavano obesa a sentire persone che mi dicono ti voglio bene e facciamo una foto, quindi per me è stato un passo gigante. A me fa super super piacere, molti di voi a volte mi scrivono ti ho visto, mi vergognavo, non... Che cazzo ti vergognerai? Vieni, fa più piacere a noi che a te, te lo posso assicurare, facciamo una, due, tre, quattro foto. E non perché vogliamo montarci, no. Oggi mi hanno fermato 5 persone, sono figa, no, perché semplicemente ci piace avere dei rapporti con le persone. Più che altro penso che, dai, faccia piacere ricevere dei complimenti. It's Cats dice: se potreste scegliere una serie TV in cui vivere, quale scegliereste? Ma io direi Pretty Little Liars, in mezzo a tutta la figa. Io non ce ne esce. Io Stranger Things, raga, mi sono proprio... sono ammalata. Lo sto rivalutando, eh. Mamma mi sto annoiando sempre un po', ma lo sto rivalutando. No, ma all'inizio. Vorrei vivere nel sottosopra. Hurricane of Emotions. Se rimarreste sole in un mondo apocalittico, che cosa fareste per prima cosa? Mi ammazzerei, probabilmente. Io ti seguirei. Perché da sole proprio non si può vivere. No, no. Alessandra Stefani. Per 1.000.000 di euro rompereste il braccio all'altra? Subito. E poi le do la metà del 1.000.000 di euro. Giusto. E poi lo rompo io a te e smezziamo, così me l'ho fatto ancora due più milioni. E due. Zitti. E zitti tutti. Nicole strattino basso, vi puntano una pistola alla testa e avete solo una possibilità per non morire. Dovete chiamare una persona. Se la persona in questione non risponde, siete salve. Se risponde, siete morte. Chi chiamate? Non ci sono dubbi, ragazzi. La prima persona che chiamo è lei, perché lei non risponde mai al telefono. Sarei subito sopravvissuta. Io ario mezz'olare. Non ci sono dubbi. Pand 3 Moss. Come pensate che potesse essere la vostra vita l'una senza l'altra, come se non vi foste mai conosciute? Allora, sinceramente, credo che se non avessi mai avuto lei nella mia vita, sarei molto in difficoltà. Perché per me la vita è davvero cambiata tanto quando 4, quasi 5 anni fa sono venuta qua e ho avuto lei a fianco tutti i giorni. Perché è davvero un aiuto che neanche immaginate. Guardate, ho fatto il compleanno qualche giorno fa, ho fatto un discorso proprio smielato, devo dire, non so neanche come ho fatto a dirlo. E in questo discorso ho detto, semplicemente io ringrazio Giulia perché oltre che un'amica, una socia, tutto quanto, è una sorella e lei ha reso tutto più bello. Quindi se io mi sono voluta trasferire qua è anche perché c'era lei. Ogni tanto momenti di dolce. Ehi, naso umido. Non so. Adesso ragazzi siamo arrivati all'ultima domanda. Giovanda ci dice: avete metodi per capire se una ragazza è etero o meno, il cosiddetto gay radar? Vi amo, anche noi. Allora, partendo dal presupposto che il gay radar è una minchiata, non esiste, non esisterà mai, eccetera eccetera. Com'è? Io ce l'ho il gay radar. Io ce l'ho, io raga ce l'ho un fiuto che altro che il gay radar. Io ci vado di naso, ragazzi. Subito, mi basta guardare 3 secondi, manco che parla. Tu no? No. Non ce l'hai? Boh, poco. No, vabbè, non è che c'è un metodo, è una cosa esperienza, secondo me, sì. Sensazione, sì. Nel senso per che per questo ho detto che il gay radar non esiste. Mi preme dire è che non è importante, capire. Uno, non è importante. Due, non basiamoci troppo ai prototipi. Due, se vi piace qualcuno, buttatevi. Anche se una persona parte col dirvi che è etero, poco conta, perché l'importante è se si innamora di voi, a prescindere che siete un uomo o una donna. Dopo questa, ragazzi, chiudiamo il canale per sempre. Commentate se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale in modo che saliremo sempre di più. Infatti ci teniamo a dire io e Giulia che in questi ultimi mesi siamo cresciute un sacco e veramente abbiamo fatto sì, sta un po' succedendo l'inverso di quello che mi sta succedendo fisicamente. Abbiamo fatto più di 5.000 iscritti praticamente in un mese e mezzo, i video stanno aumentando sempre di più, ringraziamo sempre di più Patti per averci dato questa location. A volte continuavamo ad aggiornare perché pensavamo che c'era un errore di YouTube. Sì, non capivamo. E grazie davvero perché ci state dando tutto l'affetto del mondo. E scrivete nei commenti se avete avuto anche voi la fortuna di avere un'amicizia speciale come la nostra.
C'ha deficienti. Zitti. Sbaglio? Sbaglio. Per niente. Cretino. Deficiente.